nei primi 10 anni della Seconda Repubblica di governi ne avevamo 6, a testimonianza di, in realtà nei 28 anni poi complessivamente i governi della Seconda Repubblica sono 16, cioè con una durata media di 1 anno e 6 mesi, e in più 7 volte la maggioranza parlamentare è cambiata. E ancora, nella prima Repubblica le maggioranze parlamentari erano anche maggioranza nel paese, nella Seconda Repubblica le maggioranze parlamentari non sono mai state maggioranza nel paese, ma sempre solo minoranza nel paese, il che ha determinato poi che tutti i referendum dei vari governi per le comuni Renzi sono stati puntualmente abbattuti, a testimonianza della manipolazione per la quale si fece il sistema maggioritario, che aveva invece un altro obiettivo, che era quello di spaccare la democrazia cristiana. Perché se tu devi decidere prima se stare di qua o di là, con l'alleanza, ti dividi. Mentre invece la logica vorrebbe, e così era nei primi 40 anni, che nei partiti democratici c'era un congresso, la maggioranza che si formava decideva la linea delle alleanze e la minoranza seguiva. Insieme però, eh? Insieme certo. Quindi noi possiamo dire che in qualche modo tutta la narrazione che noi abbiamo sentito come cattiva delle correnti, dei partiti, soprattutto dopo quella che per me è stata la sciagura italica di Tangentopoli, era una narrazione sbagliata. Ma non solo era sbagliata, era dolosamente sbagliata. Non è che era sbagliata perché un'auto l'opinione che poi si è vista sbagliata, era dolosamente in questa direzione. D'altra parte, la domanda che bisogna farsi è perché il Partito Comunista, mentre cancellava nel congresso di Rimini del 91 il termine comunista dal suo simbolo, e dopo aver chiesto e ottenuto da Bettino Craxi l'iscrizione al Partito Socialista Europeo, perché poi in Italia non superò la scissione di Livorno dando al paese finalmente un grande partito socialista che potesse essere alternativa alla Democrazia Cristiana? Che cosa impedì al Partito Comunista di fare quella scelta per la quale aveva chiesto di essere iscritto al Partito Socialista? Non lo fece perché in realtà ebbe un'altra proposta più avventurosa, ma anche e più gratificante, quello di fare insieme alla borghesia azionista, insieme al salotto buono del capitalismo italiano, di fare un'alleanza che poteva cambiare gli assetti democratici del paese. E questo è quello che mi venne a chiedere nel 91 Carlo De Benedetti, chiedendomi di partecipare a questo tipo di disegno, non un complotto, era un disegno politico chiaro, presente, e naturalmente io la presi un po' a scherzo, insomma, e declinai qualunque tipo di invito. Invece alcuni altri della Democrazia Cristiana accettarono quell'invito, e guarda caso la provvidenza naturalmente ha fatto sì che poi quelli che accettarono quell'invito non hanno mai avuto una visita di garanzia, e signori, loro insomma venivano eletti senza contributi elettorali, ma soltanto non l'applauso popolare. E cioè, questo è uno degli esempi della narrazione falsa e omissiva, per non parlare poi della narrazione sotto il profilo giudiziario. Basta pensare a quello che è accaduto a Lillo Mannino e poi a Giulio Andreotti. Lillo Mannino 25 anni è assolto sia nel merito che nella forma, anche dalla Cassazione, e ogni volta facevano ricorso. A testimonianza di cosa? Che il mantra che accompagnava questa falsa narrazione è che, azzerata la cultura politica del comunismo, dovevano essere azzerate tutte le altre, e infatti sono scomparse, grazie anche alla complicità dell'informazione. E una volta azzerate le complicità, le culture politiche, bisognava spiegare e raccontare che in realtà adesso con la Seconda Repubblica arrivava il nuovo. Mentre invece nei primi 40 anni l'Italia era stata governata da corrotti e da mafiosi. Allora Milano, Napoli e Palermo si sono messi all'opera e hanno determinato
naturalmente nella stessa domenica delle Palme del 93, Giulio Andreotti, ma anche io, Scotti e Gava, avevamo l'avviso di garanzia per associazione camorristica o mafiosa. Naturalmente dopo 30 anni siamo stati tutti assolti, è vero, alcuni di noi addirittura in istruttoria, però ci fece l'avviso di garanzia, sono diventati deputati e quadri politici del Partito Democratico. Ma questa è una delle tante cose che sta scritto nel nostro libro e che nessuno naturalmente, perché la diversità di questo libro rispetto agli altri è che è pieno di fatti, è vero, e quindi le opinioni sono legate strettamente ai fatti, e i fatti non possono essere ripetuti. Questo libro arriva nel momento in cui la politica si vive fuori, nel senso, immagino che quanti presidenti della Repubblica lei ha eletto? Diversi, ma mai con le telecamere o con i social, Pomicino sale, Pomicino incontra, no. Quindi in un momento in cui viene fuori tutta la verità e si vive al momento, qual è il vero cambio? Cioè adesso noi parlare della Seconda Repubblica mi sembra che veramente sia inutile, perché significa parlare come sparare sulla Croce Rossa. Parlare della Prima Repubblica invece aveva un altro senso. Ma adesso che stiamo andando in quella che è una nuova Repubblica, i movimenti sono falliti, ci siamo resi conto che abbiamo sbagliato, perché i partiti servono. Cosa serve per poi affrontare le sfide di domani? Davvero per forza solo un tecnico? Questa paura di andare a votare, come la affrontiamo? Nel libro infatti c'è una parte, la terminale, dove si indicano le grandi sfide delle quali nessuno parla, perché la politica di oggi non avverte neanche le grandi sfide di cui parlerò di qui a un secondo. Ma in realtà c'è una speranza che è legata non ai tecnici, perché insomma, facciamo ridere, se uno pensa che i tecnici possono fare un mestiere che non è il proprio, quindi non è un disvalore dei tecnici, insomma, è altra cosa, ma in realtà è la speranza nasce da un sussulto di quelli che oggi si chiamano partiti e che non sono partiti, sono comitati elettorali di Tizio, di Caio, di Sempronio. Perché non sono partiti? Non per un'opinione che uno ha di questo o di quella forza politica, perché un partito per essere tale ha bisogno di due cose: di una cultura di riferimento e di una democrazia interna, dove il reclutamento della classe dirigente è fatto in maniera darwiniana, cioè ci devono essere organi collegiali nei quali si discute, si decide, si litiga, si confronta e si va. Le sezioni. Le sezioni è un'altra forma, ma ci deve essere un organo collegiale, che è il contrario del personalismo che invece si è imposto in questi 28 anni. Allora il sussulto che io spero che le forze politiche possano avere è ciascuno di noi deve recuperare la propria cultura. Ma le sembra possibile, faccio un esempio di una forza politica, che non esiste in Italia un partito socialista che è presente in tutto il mondo, finanche nel Partito Democratico americano c'è un'area socialista fatta dal senatore Sanders, se non vado errato. Cioè voglio dire, da noi non c'è più nessun rappresentante delle grandi famiglie politiche che governano gli stati europei e lo stesso Parlamento europeo. Non c'è più un partito socialista, non c'è più un partito popolare o democristiano, per dirsi vuole, non c'è un partito liberale, non c'è un partito verde. Ci sono le quattro famiglie che governano i 28 stati dell'Unione in diversa composizione, e questo determina la mancanza di visione, arriva a portare nel Parlamento e al governo classe dirigente totalmente inadeguata, perché in realtà non c'è la selezione darwiniana, è vero che è tipica delle grandi forze politiche. E naturalmente i risultati sono quelli che ha indicato ultimamente il rapporto dell'Istat, che ha disciplinato e ha fotografato la situazione italiana. Noi abbiamo avuto un raddoppio della povertà assoluta, abbiamo avuto in questi 28 anni un raddoppio del tasso di disoccupazione,
abbiamo nel mezzogiorno avuto la perdita di 500.000 posti di lavoro con la scomparsa di qualunque iniziativa sul progetto per Stato. Abbiamo avuto un disordine ordinamentale, è vero, dello Stato, per cui in realtà alla fine della giostra questa difficoltà si è trasferita nel Parlamento, e la dimostrazione di questo fallimento ci è data dall'ultima legislatura. In questa legislatura la politica non è stata capace né di eleggere un proprio parlamentare alla guida del governo, con tre governi fatti, tre governi o tre maggioranze diverse, non è stata capace di eleggere un Presidente della Repubblica. Dinanzi a questo, cos'altro dovremmo aspettare per dire che questa politica è fallita, e i partiti o si danno una mossa, come si suol dire, o si danno un sussulto di orgoglio recuperando democrazia e cultura, e questo è il binomio da recuperare, o il paese va alla deriva, e la valutazione, poi la soluzione probabilmente potrebbe essere di natura diversa dalle democrazie parlamentari. Nella prima repubblica sarebbe mai accaduto qualcosa come è successa in questa legislatura? Eppure, voglio dire, c'è solo la Democrazia Cristiana doveva decidere, forse c'erano più correnti della Democrazia Cristiana che partiti oggi. Ma vede, in un partito che raccoglie 12, 13, 15, 14 milioni di voti, è difficile immaginare che la guida di quel partito possa essere fatta da una sola persona e gli altri in fila per due. Era ovvio che in un grande partito ci fossero delle torrenti, ma erano torrenti di pensiero che poi naturalmente avevano un contrasto anche sul terreno del potere, perché la politica senza il potere è una predicazione, ma non è una politica naturalmente. Nel caso specifico, è vero, noi abbiamo avuto l'azzeramento delle torrenti, si fa per dire, ma abbiamo avuto l'azzeramento delle culture delle quali faceva riferimento. Per cui qual è il pensiero del Partito Democratico? Chi è uno, insomma, il segretario del Partito Democratico? Chi è? È ancora il vecchio popolare, quando era vicepresidente del Partito Popolare con il segretario Marini, o è un'altra cosa? E se è un'altra cosa, che cosa? Quando io ho chiesto a Veltroni, ma tu ci sei, dillo, se io ti domando, tu ci sei, tu le rispondi. Quando Veltroni mi disse, ma io sono democratico, ma democratico in Europa non significa niente. Negli Stati Uniti democratico ha un valore politico, in Europa democratico ha un senso politico, e infatti in tutti i 28 stati dell'Unione non c'è nessun partito che si chiama Partito Democratico. Quindi a testimonianza di che noi giochiamo in quasi in una nuvola virtuale in cui ciascuno è una sorta di mondo di Disneyland, dove abbiamo partiti dal nome sportivi, faunistici, floreali, è vero, 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Forza Italia, naturalmente, Italia Prima, Cambiamo, Coraggio, Avanti c'è posto tra poco. Insomma, ci sarà un altro tipo di partiti, cioè noi abbiamo una frantumazione non solo numerica, ma una frantumazione culturale e politica di quelli che pensano di essere partiti e che tali non sono. Si torna spesso a parlare in questi anni dei piccoli partiti, 2%, 3%, 4%, lo vediamo quasi come un fastidio, un rumore, non invece una ricchezza, no? Ricordo all'epoca i liberali, i radicali, ma anche il movimento sociale, che non avevano questi grandi numeri perché era tutto diviso tra Democrazia Cristiana e Partito Socialista o Partito Comunista. Oggi torna questo concetto dei piccoli numeri che contano. Lei come la vive? Qual è la lezione che possiamo prendere? Io lo spiego nel libro, dicendo chiaramente che il personalismo della politica ha trasformato le forze politiche nei cosiddetti piccoli partiti, sette piccoli diari, dove manca Biancaneve la base di metterli insieme. Dico questo perché in realtà avere un partito piccolo significa garantire certi interessi, anche in termini di finanziamento, legittimo,
perché in realtà c'è il finanziamento pubblico nella maniera del rimborso elettorale di un partito piccolo, finisce per avere, è vero, una sua autonomia finanziaria, però con partiti piccoli li arrivano al 2%. Una volta c'era il Partito Liberale, ad esempio, che era intorno al 3%, ma perché contava? Aveva 6 deputati, non è che ne avesse molti, ma perché contava? Perché era una cultura politica e aveva una sua visione. I repubblicani, che ne erano, era al 5%, avevano una loro visione della vita della società nazionale e internazionale, e quindi il suo valore non era il numero, ma la qualità della proposta. Adesso invece i partiti, lei ha mai sentito un concetto politico di questi piccoli partiti? Sono alla ricerca furibonda di trovare una soluzione per garantire il seggio nella elezione successiva. Stando ai numeri, perché per esempio Pannella non è Renzi? Che Pannella? Non è Renzi. Perché Pannella, anche lui aveva 4 deputati, e in realtà non avrebbe dovuto avere un gruppo parlamentare ai sensi del regolamento vigente, del regolamento parlamentare. Ma noi davamo sempre la deroga, ma perché era l'espressione di una cultura radicale che nel paese ha determinato obiettivi che noi non condividevamo, però che erano legittimi all'interno di una società in evoluzione. Parliamo del divorzio, dell'aborto, di tantissime altre battaglie fatte dal Partito Radicale. Ma insisto, il potere nella politica è nella proposta e nella cultura di chi la propone. Non è solo dei numeri, certo i numeri pure sono importanti, ma se restano solo i numeri non c'è alcuna proposta. Il fenomeno 5 Stelle è il risultato del degrado, perché le 5 Stelle nel successo del 2013 e del 2018 non ne sono responsabili loro di questa follia che cavalcavano la rabbia sociale, era la carenza dell'offerta politica degli altri, perché noi l'abbiamo avuto nel passato fenomeni di questo genere, vale per tutti, l'uomo qualunque, ma se volete dalle nostre parti il Partito Monarchico Popolare, l'Auro, ma in realtà queste forze politiche qualunquiste, sovraniste si dice oggi, ma all'epoca erano qualunquiste, venivano rapidamente assorbite da che cosa? Dei grandi partiti che avevano una grande cultura assorbente in termini di esigenze, e quindi in realtà venivano travolti dalla presenza del Partito Comunista, del Partito Socialista, della Democrazia. Oggi invece l'offerta politica in verità diventa assolutamente inadeguata e lascia spazio alla rabbia organizzata. Faccio un esempio: in Europa questo accade anche in altri paesi, e infatti noi abbiamo avuto che in 2 paesi, nell'Ucraina e in Italia, la presenza di comici, Zelensky e Grillo. Purtroppo noi siamo rimasti con il comico sempre più decadente. Zelensky è diventato un uomo di Stato, questa è la difficoltà. Allora il Movimento 5 Stelle, che in realtà ha commesso errori gravissimi, ma li ha commessi in termini di proposta, cominciando anche dalla scelteria legislativa, vale per tutti il discorso del nuovo reato del traffico di influenza, non a caso poi noi napoletani abbiamo un vecchio ricordo di un proverbio: Gioacchino mise la legge, Gioacchino è stato impiccato, ed era Gioacchino Murato che mise la legge per la quale poi fu impiccato, perché in realtà adesso è Grillo che è sottoposto a indagine per traffico di influenza. Cioè la verità è che la responsabilità non è dei 5 Stelle, è del Partito Democratico, perché ad esempio quella sciatteria non sarebbe passata in termini legislativi, non sarebbe passata neanche la riduzione dei parlamentari. Con questa legge e con la riduzione dei parlamentari ci saranno molti territori che non avranno rappresentanza politica sul piano del Parlamento, e questa è una cosa gravissima rispetto alla quale la responsabilità non è
di un soggetto debole di mente del paese, e il fatto che in realtà queste banalità folli venivano prodotte, e ugualmente c'erano alcune forze politiche come il Partito Democratico che erano in condizioni, che avevano votato contro e che poi invece sono stati affascinati dalle fregnacce che dicevano i 5 Stelle. E noi oggi tutto quello che vediamo è figlio di un processo che è cominciato nel 94 e non si è ancora concluso, perché noi non sappiamo ancora come si concluderà mercoledì. E aggiungo di più, noi tutti speriamo che si possa giungere ad un rilancio del governo Draghi, ma la domanda è un'altra: le elezioni del 2023, se arriviamo al 2023, chiunque le vincerà, sono gli stessi che oggi stanno in Parlamento, e come la mettiamo allora per risolvere questo distacco? E lo dico pure da un punto di vista locale, non so se lei ha saputo che nel comune di Ischia si sono svolte da poco le elezioni e il sindaco ha totalizzato 16 consiglieri di maggioranza, perché dall'altro lato non ci stava nessuna opposizione. Ma a prescindere da questo distacco, no? Cioè, la malattia, la politica è solo per alcuni, il popolo va altrove. Come proviamo a ricucire questo strappo? In politica tutto si tiene. Noi abbiamo detto prima che in realtà la speranza vera per l'Italia è che ciascun partito abbia quel sussulto per recuperare l'identità che ha smarrito. Se non c'è l'identità, la gente non va a votare. Perché una volta, tu dici, io sono democristiano, io sono violento. Ognuno aveva una propria identità in relazione al partito che votava. Oggi nessuno ha un'identità. I parlamentari cambiano gruppo parlamentare, sono una semplicità come se entrasse in un'osteria o in un bar, ed era quello che avveniva anche nello Stato liberale prefascista, che portò poi al disastro del fascismo nel 22. Ma se non c'è l'identità, la gente come... Anche perché un democristiano non sarebbe mai passato con il Movimento Sociale o col Partito Socialista in quei 28 anni là. Ma il democristiano non è mai il democristiano della prima repubblica, non è mai passato, nessuno dei democristiani è passato da un partito all'altro, e siamo l'unico partito che non ha avuto neanche fenomeni politici di scissione. Noi avemmo, ci ricordiamo, nella prima repubblica l'espulsione del Manifesto da parte del Partito Comunista, la rottura di Delfino nel Movimento Sociale Italiano, non ne parliamo delle rotture del Partito Socialista, che erano due, si unificarono e divennero tre. È vero, quindi voglio dire, ma la DC non è stata mai, è vero, afflitta da un passaggio di campo. Ma come si gestiva tutto quel potere? Si gestiva, perché c'era tanto potere? Certo, si gestiva attraverso il discorso delle correnti. Le correnti era una invenzione democratica. Diciamo così, gli amici di Donato Cattelina avevano una sensibilità, perché la loro città politica la si svolgeva nelle fabbriche, diversamente ad esempio dalla corrente liberal democratica di De Gasperi e di Andreotti, che avevano sensibilità culturali diverse ma complementari. Ecco perché ognuna delle correnti intercettava un pezzo di società, e naturalmente il tutto veniva legato da cosa? Da una cultura, perché tutti erano democratici cristiani, tutti avevano l'ispirazione della dottrina sociale della Chiesa, ma così come il Partito Socialista, che in realtà non aveva la saggezza democristiana, per cui invece di fare le correnti facevano i partiti, si spaccava nei partiti. Però in verità il discorso delle correnti era una ricchezza legata proprio alla capacità di intercettare pensieri diversi ma compatibili rispetto all'unità del paese. Oggi tutto questo non c'è più, ma questo non è che uno può dire, come dicono in genere i banditori, i tempi sono cambiati. E certo che sono cambiati, però oggi c'è l'algoritmo, ma la tavola pitagorica vale sempre, non è che non vale più. La verità è che anche se i tempi sono cambiati,
è vero che c'è la politica che ha dei fondamentali che non mutano. E le faccio un esempio. Quando ho detto la classe politica di oggi non avverte neanche quali sono i grandi problemi che ci affliggono, io ne cito due che nessuno peraltro discute. Uno, il saccheggio del pianeta, che è arrivato in questi 30 anni. Noi abbiamo avuto una concentrazione, questo è un problema di carattere internazionale naturalmente, abbiamo immesso nell'atmosfera italiana più anidride carbonica di quanto in realtà abbiamo fatto negli ultimi due secoli, ed è il frutto di un liberismo selvaggio e di una crescita tumultuosa e di un costume di consumi compulsivi, possedere sempre di più, vero? Determinando, ed è l'altro compagno di viaggio pericolosissimo, che è il capitalismo finanziario. Il capitalismo finanziario non è quello che noi abbiamo conosciuto nell'economia di mercato, dove cioè c'era la produzione di beni e servizi, la cui diffusione era poi il benessere del paese. Il capitalismo finanziario invece ha trasformato la finanza, che era un elemento utile per la produzione di beni e servizi, l'ha trasformato in una industria a sé stante, dove la materia prima sono quattrini e il prodotto sono più quattrini, al di sopra del ciclo produttivo. Il che significa naturalmente grandi ricchezze elitarie, grandi ricchezze di pochi e grandi povertà di molti. Tant'è vero che noi abbiamo avuto le disuguaglianze che proprio l'altro giorno, non so su quale giornale, spirava che ad esempio oggi un manager ha 650 volte di più di uno stipendio di un operaio. Normalmente ai tempi della Prima Repubblica si arrivava a 10-15 volte, è vero, parlando degli amministratori delegati. Questa concentrazione di potere finanziario sta determinando e alimentando le grandi disuguaglianze anche nelle democrazie liberali dell'Occidente, e c'è una rabbia sociale che cammina sotto traccia, che rischia di esplodere, non a caso è esplosa sotto le forme politiche, per cui è venuto le elezioni di Trump, sono venuti alcuni personaggi come Johnson nella Gran Bretagna, nel Regno Unito, ed è venuto da noi i 5 Stelle. Però questo è un tema che o viene affrontato in termini chiari qui, cioè la disciplina dei mercati deve essere una disciplina regolamentata, è vero, in maniera tale che sia sotto il profilo fiscale che sotto il profilo normativo, è vero, fare un'attività economica deve avere le stesse difficoltà o facilitazioni che ha l'attività finanziaria. Invece adesso l'attività finanziaria è deregolamentata, ognuno fa quello che vuole, mentre invece se lei deve aprire un negozio o un'attività, è vero, puntualmente soffrirà le pene dell'inferno. Quindi c'è bisogno di affrontare questi due nodi che sono la peste del terzo millennio. Con chi farebbe oggi un'alleanza, Formicino? Nel caso di questo Parlamento si può fare l'alleanza con chiunque. Hanno fatto i due, il primo governo era 5 Stelle e Lega, dove si erano sparlati l'un l'altro. Il secondo governo addirittura 5 Stelle e il Partito Democratico, quando pochi mesi prima si erano parlati, non dico in mal modo, ma ricordo che i 5 Stelle dicevano del Partito Democratico per il partito di Bibiano, che vendevano i bambini, una volta si diceva i democratici, si mangiavano tutti, si mangiavano i bambini, quello erano dicerie popolari. La verità è che qui invece erano dichiarazioni forti dei vertici di questi movimenti, di questo partito. Quindi le alleanze non hanno senso se non sul piano programmatico. Però attenti, la politica non è solo amministrazione, non è solo programma. Il soffio vitale che dà un programma la forza di poterli imporre è legato proprio alla identità, a una visione complessiva, senza la quale il programma è quello di un centro studi. Per carità, è un contributo di qualcuno che sa leggere e scrivere. In questo caso, peraltro,
non c'è neanche qualcuno che sa leggere il libro. Quindi abbiamo il disastro che è sotto gli occhi di tutti. Potrebbe essere questa la chiave di lettura che vede Fratelli d'Italia in maniera esponenziale progredire verso le quote alte della classifica dei partiti? Ma Fratelli d'Italia ha raccolto un elettorato moderato che si è annoiato di proposizioni ridicole, di atteggiamenti incomprensibili. E bene o male Fratelli d'Italia un minimo della coerenza ce l'ha, però la coerenza di per sé non è un valore, perché insomma anche il Terzo Reich è vero che aveva una sua coerenza, tale era una coerenza criminale, che è una cosa diversa. Per carità, Fratelli d'Italia non ha una coerenza criminale, ha una sua coerenza politica, e questo naturalmente gli sta portando, l'ha portato nei sondaggi dal 4-5% al 20-21%. La domanda che ci dobbiamo porre è: qual è la visione del nuovo partito della Meloni? È vero che hai cominciato un cammino verso il cosiddetto conservatorismo, che non è quello del conservatorismo inglese, che ha una storia secolare di democrazia. È ancora incerta, e più ancora nel partito della Meloni non c'è una classe dirigente in condizioni oggi di governare. Diciamo non però che neanche nei 5 Stelle c'era. Infatti, meno che meno, meno che meno. Infatti abbiamo visto che succede, però se uno ha sbagliato una volta. Errare umano maestro, ma perseverare diabolico. Ma tanto è vero che ce l'ha la stessa Meloni, questa difficoltà l'avverte. Tanto è vero che nell'ultimo convegno che ha fatto, che è stato messo in risalto dalla stampa, quello di Milano, ha portato e ha invitato al suo convegno alcuni personaggi che avevano e che hanno una personalità autorevole e che non appartengono alla sostanza, al corpo dei Fratelli d'Italia. Vi faccio qualche nome: Pera, Giulio Tremonti. Che in realtà, cioè, il tentativo della Meloni di trovare, diciamo così, personalità capaci di aiutare nell'ambito del governo del paese. Quindi il dato vero è che insomma il centrodestra ha i numeri, probabilmente ha meno, ancora meno qualità, è vero, operativa di quello che invece il centro-sinistra. Facciamo una cosa che un democristiano non farebbe mai: prima fa una classifica dei buoni e dei cattivi, anche della prima repubblica. La prima repubblica eravamo tutti buoni e tutti cattivi, in realtà avevamo la forza della visione programmatica e della cultura che ci manteneva uniti. Io racconto sempre che Andreotti e Fanfani, ad esempio, non è che si sopportassero molto, però nessuno dei due ha mai immaginato di lasciare il partito e nessuno dei due impediva che l'altro potesse governare. Come diceva Fanfani in un congresso, che fu il primo congresso al quale io partecipai, lo ricordo molto bene, Fanfani, che in quel congresso aveva sostituito Arnaldo Forlani alla segreteria del partito, disse nel discorso finale, rivolgendosi a chi era stato sconfitto, dicendo: ma il nostro è un partito libero e nel quale partito ci sono le Pasque e le Quaresime. Oggi c'è la Pasqua per alcuni e la Quaresima per altri, e tra qualche mese, qualche anno ci sarà l'uno o l'altro. C'è senso questo, vuol dire che la vita politica di un partito, è vero, ha dei tempi nei quali alcune energie possono essere in prima linea, altre in seconda linea, e viceversa soggettivamente. Chi poteva pensare che Andreotti potesse fare il governo della solidarietà nazionale, cioè con il Partito Comunista di fatto nella maggioranza, quando 6 anni prima aveva fatto il governo con Malarodi, un governo di minoranza che infatti durò pochissimo? Voglio dire che non c'era un uomo per tutte le stagioni, cosa che ha tentato di fare
questo personaggio di, neanche di Anicisiano, non so come dire, è un personaggio, io li ho visti nei manicomi, quando c'è i manicomi, l'avvocato Conte, che in realtà non ha oggi, gira come fosse nato intorno a Palazzo Madama e intorno a Montecitorio, e la televisione impietosa lo fa vedere ogni giorno, che tutto da una parte e dall'altra, e ha portato al disastro generale non solo il suo partito, ma sta portando il paese, sta concorrendo che il paese vada alla deriva, perché la politica è una cosa maledettamente seria, e nessuno può immaginare che dalla sera alla mattina, siccome sei noto, puoi fare il ministro di questo o di quel settore. C'è bisogno di una formazione, c'è bisogno di una tenuta, di una presenza istituzionale corroborata, cioè di un'esperienza consolidata. Dopo puoi andare a fare il ministro, è quello che avveniva da noi. Qua invece adesso fanno ministri, come Rebbe sa, e chiunque. Senza fare nomi, devo cristianamente, chiunque. C'è però un fenomeno che non possiamo non vedere, Silvio Berlusconi. Beh, Silvio Berlusconi ha avuto un merito importante, perché ha impedito nel 1994, ha impedito che la famosa macchina della guerra di Attilio Occhetto, che ha fatto la scelta giudiziaria invece di fare la scelta dell'unità socialista, potesse vincere le elezioni politiche. Quindi quello è un merito storico che ormai è consolidato. Dove è mancato Silvio Berlusconi? Cosa che io nel passato non so quante volte gliel'ho detto, che lui non poteva immaginare che un partito potesse essere guidato da una persona sola e non da un gruppo di persone, perché l'alternativa a Berlusconi non c'è mai stata, e non c'è. E quando naturalmente Berlusconi ha avuto qualche problema, puntualmente il partito è sceso. Io gli dicevo sempre: tu hai creato un'azienda che ti sopravviverà, e hai creato un partito che non ti sopravviverà, perché in realtà il partito ha bisogno di cultura, di personaggi in grado di governarla, di innovare, di suggerire nuovi orizzonti, nuovi obiettivi. Se invece è sempre solo una sola persona, vediamo uno che poi abbiamo visto in questi anni. Che cosa abbiamo visto? Berlusconi che arrivò quasi al 30%, poi oggi siamo al 7%. Poi abbiamo visto Renzi con 40%, adesso è al 2%. Poi abbiamo visto Salvini, che il 32% alle europee, oggi è al 15%. Poi abbiamo visto Grillo, che è arrivato al 33% nelle politiche del 2018, oggi è al 12% ed è scisso. Insomma, perché questo avviene? Perché il personalismo è così, è facilmente deteriorabile. Un partito che, non avendo una cultura di riferimento, il profilo identitario dato dal leader di turno è un'identità transeunte, è un'identità patagara, voglio dire, quindi non è nelle condizioni di resistere all'usura del tempo, dove il tempo qui si tratta di 2, 3, 4 anni, che poi è questo, la volatilità del consenso. Quindi torniamo sempre alle origini del nostro disastro, che negli altri paesi pure si è avuto un momento di difficoltà, ma l'impianto culturale ha resistito, vale a dire la distruzione delle culture politiche. In Germania, in Spagna, in Portogallo, le culture politiche hanno resistito. Un paese che ha una difficoltà simile alla nostra è naturalmente legata alla Francia, ad esempio. La Francia è salvata però da che cosa? Da un sistema presidenziale. Per cui anche lì si sono inventati un partito che fa ridere a marzo, in marcia, che cosa significa in marcia? Non si sa. Però dico, in marcia c'è un presidente della Repubblica che viene eletto direttamente. Ciò nonostante però sta avendo grandi difficoltà nel governare, perché poi il governo vero non nasce soltanto dalla stabilità delle istituzioni, ma dalla capacità che le istituzioni abbiano la coesione e la capacità di portare
il paese verso obiettivi precisi. Faccio un banale esempio: la forza della Democrazia Cristiana, ma devo dire anche dello stesso partito di opposizione, del Partito Comunista, in che cosa consisteva? Che c'erano leader periferici che garantivano che le realtà metropolitane, le realtà regionali, seguivano le indicazioni del Partito Nazionale, perché in ogni regione c'erano 2, 3, 4 leader politici, decine di più, ma c'erano 2, 3, 4 leader politici che davano la capacità di trasmettere la politica nazionale nelle realtà provinciali e regionali. Lo dico sempre, insomma, all'epoca nostra noi avevamo 3 gruppi che avevano esattamente una forza pressoché uguale, Gava, De Vita e sottoscritto nella Democrazia Cristiana. Ma guai se non ci fosse stato De Vita o Gava o il sottoscritto, la DC avrebbe perso un pezzo importante del suo consenso, perché, come dicevamo prima, le correnti intercettavano orientamenti e flussi di voti diversi l'uno dall'altro. Ultime due domande, la penultima è il ricordo di Enzo Mazzella. Sicuramente lei... Enzo Mazzella era un mio avversario interno, come si suol dire, è vero. E d'altra parte la cosa molto bella all'interno della DC è che lo scontro, alcune volte durissimo, tra le correnti si concludeva sempre o con un accordo o con una guerra educata, nel senso che c'era uno scontro politico, ma era uno scontro politico che non tracimava su volgarità o su altre questioni. Alcune volte, cose rare, però addirittura si aveva la presenza di una lista civica in alternativa alla lista del partito. Io ricordo che in un paesino della Lottiera Salentina, nelle elezioni dell'87, i miei amici fecero una lista civica e io feci in campagna elettorale delle politiche un comizio nella piazza di Vito Equense, dove dicevo in realtà che i democristiani veri eravamo noi, non i dorotei, ma era la dialettica interna di un partito. Infatti dopo le elezioni ci mettevo esattamente una settimana per trovare l'intesa e ci fu la riunificazione all'interno del partito. Voglio dire, nella politica le energie o vengono guidate da una identità e da una cultura e da un senso etico della vita e delle azioni, o diversamente si arriva, come si dice volgarmente dalle nostre parti, a una sorta di palla fatta, come avviene in questa fase qua, dove nessuno è nelle condizioni di sapere che cosa accadrà, ma nessuno, non perché siano reticenti, perché davvero nessuno li sa, perché non lo sanno neanche quelli che devono decidere che cosa deve fare, e probabilmente neanche Draghi. Io lo voglio dire perché ho conosciuto e Draghi ha governato con noi per 2 anni. Draghi deve avere anche un suo senso di responsabilità in questo paese. Draghi ha avuto dal paese moltissimo. Draghi ha avuto la nomina al governatore della Banca d'Italia dopo che era andato a fare il vicepresidente di una banca d'affari discussa, qual era Goldman Sachs, e ha avuto appunto la nomina al governatore della Banca d'Italia. Draghi ha avuto l'indicazione dell'Italia per fare il presidente della BCE, e c'erano contrasti anche nel Parlamento europeo, perché in realtà venivano riconosciute le sue qualità. Poi ha avuto la possibilità di essere addirittura candidato a Presidente della Repubblica. Ma il Presidente della Repubblica deve essere un politico, non può essere un tecnico. È vero, tanto è vero che io sostenevo e sostengo tuttora che Draghi dovrebbe candidarsi in un partito o nell'altro, come avvenne con Guido Carli, personaggio di grande levatura internazionale, forse ancora più alta di Mario Draghi, che scelse poi di essere presente come indipendente all'interno delle liste della Democrazia Cristiana. Si può scegliere qualunque altro partito, ma devi avere un bagno elettorale e avere una personalità come Draghi. Diversamente è solo l'espressione delle elite finanziarie
oggi è essenziale per il paese. Perché? Perché i partiti sono in terapia intensiva, come è noto. Però devo dire che anche in questa frase Draghi deve immaginare che stiamo parlando della guida di un paese che gli ha dato molto, ma moltissimo, nella sua carriera. E quindi ha molto una mossifaga, naturalmente. La prossima Repubblica quale sarà? Quella che noi riusciremo a produrre sollecitando i partiti a fare quello di cui abbiamo discusso in questa rapida intervista.